una certa ora va a fare la pennichella, allora che io vuoi fare? Oh, Cinciosa, guarda un po' che c'ho, guarda un po', guardalo un po', guarda che occhi pieni di fame che c'hai. Toto, è per te, mangia. Il pane. L'hai riconosciuto, stai a migliorare. Quello è il pane, giusto? Dimmi un po', figliola, ti piace il pane? E mi piace sì. Sto contento. E che altro ti piace oltre il pane? Dimmi le cose che ti piace, le contiamo. Oltre al pane mi piace il pane. Ah, prima ti piace il pane, dopo invece ti piace il pane. Perché prima ti piaceva il pane. Ostra che razza di campo di scelta che c'hai. Stai a vivere fra la crosta e la mollica. Povera scema! Perché le sceme so sceme? Ma che domanda è scema che stai a fare? Sto a parlare con una scema in piena notte, se è il caso che diventi intelligente. Perché sono sicuro che la scemenza sta attaccata all'intelligenza, ma valla un po' a sfondare la scemenza, quante capocciate gli devi dare, ci arrivi scemo l'intelligenza, tanto vale che rimani scemo ma con la testa sana almeno. Vieni qua, dove vai a mangiare sto pane, dopo vai dove te pare, dimmi un po', guarda che smagna che mi piglia di notte, dimmi un po', ti capita a te? Cengiosa, ti capita di vederlo mangiare qualche volta sto figliolo mio? Ti capita? Sì, ti capita? E che mangia di solito? Non so più niente sto figlio, a me non sapevo che mangia, me lo figuro, dico adesso mangia e mi figuro quello che mangia, non so più niente di sto figlio mio. Più di tutto mangia il pane. Ma dimmi figlio? Mio figlio più di tutto mangia il pane. Ma tu guarda, amico mio, io me lo ricordo ragazzo che mangiava le faraone farcite, i pasticci parigini, tutto sbogliato, finiva forzando con tutto. Che razza dei cambiamenti che ti fai figlioli da un momento all'altro. Oh, se a un figlio non gli stai vicino, respiro per respiro, tu che sei il padre del tuo figlio, non lo conosci più. I figli. Oh Cengiosa, guardami un po' un momentino, guardami, mi stai guardando da cima a fondo. Tu a me, dopo morto, dove mi manderesti? In paradiso o all'inferno? Aspetta prima di rispondere, preziosa! Che razza di fuoco che ti piglia? Un momentino, ti precipiti! E impara a vivere! Dopo te l'agni su e scardazza dei cazzotti? E che modi di vivere? Fra la domanda e la risposta pigliete un attimo di sosta, perché in fondo sono un buon cristiano, no? Non mi ricordo. T'ho dato o non t'ho dato il pane? Oh, te l'ho dato o non te l'ho dato il pane? Sì. E rispondi, fai passare un secolo prima di rispondere, fai finire la muffa a trecce sulle orecchie e ti aspetta di comodi tui. Allora, dove mi manderesti? All'inferno. E perché? Perché, visto che pesate troppo, se andaste in paradiso, caschereste subito giù. Tanto vale andare giù subito, no? Giù, giù, giù. Hai capito la matta? Mi fa risparmiare un viaggio. Io me ne devo sbrigare all'inverno, invece tu vai in paradiso. No. E tu la chiappi, la scema qua, No. Sto tanto bene qui. Sto contento. Ma state attenti a te, che una volta o l'altra ti incontro, a capriccio mio, a gusto mio, ti incontro per Assisi, o giorno o notte, ti do una scarica dei cazzotti, che l'andronata, se deve sentire fino al santuario di coso, non mi ricordo mai i nomi dei santi, di santo andronato, insomma, ecco. Che stai a fare? Perché lo buduli sto pane? Che è sta abbudulata che gli hai dato? Non lo mangi? No. Perché? Perché lo porto a lui. Che stai a inventare? Che mi vuoi far credere? Oh, matta! A mio figlio? Coglioccio!
mio figlio gli manca il pane? No! No! No, 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 può essere! Cenciosa, dimmi che non è vero! No, non può essere che a mio figlio gli manca il pane! Ma perché si arriva a sto punto tra padri e figli? Oh mio, come sarai ridotto! Gli manca il pane! A mio figlio! E io vado a sfragassarmi la testa! Questa non la reggo, figlio mio! Io te voglio rivedere, Francesco mio! Oh Dio mio, questa non la reggo. Senti, o cenciosa cocca mia, fagli sapere a sto figlio mio, ma fagli a dire subito di corsa che se c'ha bisogno di pane io gliene posso mandare tutto quello che vuole a casa mia. Lui ce lo sa, si è sempre sprecato il pane a casa mia. Quanto se ne è sprecato di pane a casa mia? No, è più buono il mio. Hai sentito, amico mio? Hai sentito, volere Gesù, è più buono quello che gli porta essa. Mio figlio spetta quel pezzo di pane secco, muffito quasi. Il pane di casa non è pane, il pane di casa stanca. Lo puoi stricare, puoi giocare, lo puoi piaccarci. Dargli il pane, amico mio, bisognava abituarlo così fin da piccolo. Dai il pane, questo è stato uno sbaglio grosso dentro casa mia, come in tante altre case dove si spreca troppa roba sotto l'occhio di sti figlioli. Troppa abbondanza in certe case si sta, questa è la verità. E questo che vuol dire? Finché non c'è sbatte il muso, un padre non se ne accorge quanta sprecheria e il gioco alla spreco dentro casa. Quanta roba se può risparmiare. Butta via, te lo dicono io. Perché? Questo che vuol dire, amico mio? Che le faraone farcite sono insulti, che i pasticci parigini sono schiaffi, sberle de padre, che le premure, le accortezze che se fanno a sti fioli sono catene. Un figlio dentro casa, vicino al padre e alla madre, si sente incatenato. Ma perché? Un padre e una madre ce la può avere contro un figlio suo che è sangue suo? Valli a capire, figli nostri, valli a capire, sti figlioli nostri.